Mercoledì 30 ottobre, buongiorno dalla redazione di Aria Impresa Network per la quotidiana rassegna stampa. Partiamo come sempre dalla pagina del Sole 24 Ore con la notizia del giorno che la troviamo su tutti gli altri giornali. Auto, FCA e Peugeot trattano una fusione di oltre 40 miliardi. Nei mesi scorsi si era parlato di una fusione tra FCA e Renault, poi ci sono stati dei problemi. Adesso l'ex Fiat, diciamo così, torna alla carica con una casa automobilistica francese, non è più la Renault, ma è la Peugeot. C'è da vedere poi come si comporterà il governo francese che di fatto si era messo di traverso sulla precedente operazione. Andiamo ancora avanti. L'altro argomento del giorno, poi lo vedremo analizzando i vari giornali, è ovviamente, parla ancora della manovra approvata in questi giorni. Comunque, primo piano del Sole 24 Ore, la guerra dei dazi affossa gli investimenti esteri. Nel mondo il calo è del 20%. La manovra della guerra dei dazi scatenata da Trump. Andiamo avanti, questa notizia abbiamo detto prima, FCA e Peugeot allo studio fusione da 40 miliardi, piano già elaborato da Marchionne che temeva l'effetto sugli impianti. E poi cambiamo argomento, primo accordo sulla manovra, la cedolare affitti resta al 10%. Notizie dal mondo, il destino di Brexit alle urne, voto anticipato al 12 dicembre, è l'ultima occasione che hanno i conservatori e i laburisti per far fallire il progetto della Brexit, però tutti danno i conservatori in vantaggio. Norme e tributi, negli appalti il DURC fiscale evita le ritenute versate dal committente e poi il reverse change testa resta in attesa del via libera dall'Unione Europea. Arriva l'INPI sulle piattaforme offshore, gettito statale poi ripartito tra i comuni. IVA per le autoscuole, non retroattiva, ma crescono i dubbi. Questa è stata una delle tante cose italiane fatte senza senso, perché proporre di mettere l'IVA in modo retroattivo sarebbe stata una catastrofe per i titolari di autoscuole, perché è chiaro che nessuno dei vecchi clienti avrebbe pagato, non versato al momento, peraltro. Comunque, è chiaro che in questo modo sarebbero stati veri e propri catastrofi. Poi una legge retroattiva, non so fino a quando possa essere costituzionale. Comunque crescono i dubbi, anche se non sarà retroattiva. E poi un'altra storia italiana, il vigile equipara al motorino il monopattino elettrico. Che cosa è successo? L'ho letta perché è una storia divertente. A Torino multe fino a 1000 euro per coloro che camminavano sul monopattino elettrico, che è stato considerato un vero e proprio veicolo equiparato ad un motorino e quindi aveva bisogno di patente per chi guidava, assicurazione, casco e via discorrendo, cosa che non è dato sapere per il momento e sono state elevate dal Comune di Torino multe fino a 1000 euro. Adesso ci saranno ricorsi e controricorsi, cioè capita spesso quando io dico non si sanno fare le leggi, che non si prevedono gli effetti di queste cose qui. Comunque, andiamo avanti, non credo che nessuno pagherà giustamente 1000 euro di multa per aver guidato un monopattino elettrico. Italia Oggi manovra in retromarcia e qui la cedolare secca sugli affitti rimane al 10% e quindi si è tornati indietro. Tutti contro la Corte dei Conti, un altro articolo. Milano Finanza, FCA prova anche con Peugeot, l'abbiamo detto prima, e poi i francesi vogliono tutti piazza affari. Corriere della Sera, prima pagina, meno tasse nella manovra, piano intesa sulla manovra, la sfida si sposta in aula. E poi Conte, il primo ministro, il presidente del Consiglio dei Ministri, chiede ai partiti più coesione, adesso l'obiettivo è riformare IRPEF ed IVA. Un progetto a lungo termine per tenere impegnato il governo per 3 anni ed evitare le elezioni anticipate che sarebbero un bagno di sangue sia per il PD che per i 5 Stelle e anche per il partito di Renzi che è in formazione. Vediamo un po', fisco più leggero, aiuti alle famiglie. Economia, prima pagina di economia, FCA, nozze francesi con Peugeot sul tavolo l'ipotesi di una fusione. Abbiamo detto, ne parlano tutti i giornali. Repubblica, fate pace o si vota, il monito di Mattarella.
E poi Conte rilancia con la nuova IRPEF, 5 Stelle no al PD in Emilia e Calabria. E poi Casa, la cedolare secca resta al 10%, aumenta la tassa sulla fortuna, sulle lotterie. E poi una pagina di economia, auto verso nuove nozze francesi, FCA stringe con il gruppo Peugeot. Chiudiamo con Kempf che dice adesso l'Italia spinga sugli investimenti. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento per domani.